Ed eccolo qui il canto del cigno della settima generazione di Golf GTI, una vettura che è stata apprezzata nel corso della sua evoluzione dal 2012-2013 ad oggi. È una Golf GTI che arriva alla sua Final Edition con 290 cavalli, un bel salto considerando che era partita da 210 unità. 262 cm di passo, 4,27 m di lunghezza, la Golf GTI mantiene come al solito la sua versatilità sia nella variante a 5 porte ma anche in quella a 3 porte che vi faccio vedere qui davanti, ma nella variante TCR ci sono alcune novità che riguardano l'aspetto estetico, in particolar modo questa finitura lucida che corre tutto attorno alla vettura a partire dalle minigonne, si ritrova anche nei cerchi, in questo caso sono dei 19 alternativa ai 18, 235-35 se non ricordo male, sì, eccola qui, che nascondono, anzi per modo di dire, una pinza monopistoncino firmata GTI con disco forato e montato su campana in alluminio. Un bel impianto frenante, è vero, una pinza quattro pistoncini forse sarebbe stata un po' più sexy, però comunque è un impianto frenante che ho già provato sulle Golf R e funziona piuttosto bene. Per quanto riguarda l'aerodinamica abbiamo una splitter che anche qui è nero lucido, abbiamo questa presa d'aria che sembra finta ma in realtà è forata e serve a far passare l'aria attorno al passaruote, e poi qui davanti troviamo una presa d'aria per raffreddare i bollenti spiriti del 4 cilindri da 290 cavalli che pulsa qui sotto e che poi vi farò vedere. Calandra che qui nido d'ape, sigla GTI, linea rossa che si insinua all'interno del faro e si separa all'altezza del faro di profondità, profondità che come nell'abbagliante è a LED. Radar di distanza integrato al logo Volkswagen, è una vettura che vanta tantissime caratteristiche legate ovviamente all'assetto, visto considerato che gli ammortizzatori sono a controllo elettronico, troviamo il differenziale autobloccante anche in questo caso con una frizione alle lamelle controllata elettronicamente, ovviamente non c'è la trazione integrale visto considerato che la TCR per regolamento sportivo internazionale può essere solamente a trazione anteriore. La zona posteriore si denota per la presenza di questo bellissimo estrattore dell'aria, mi piace molto qui nella zona laterale discendente ma che è anche un po' orizzontalizzata, chiamiamola così, nella zona laterale, ma soprattutto al centro si fa notare la presenza di queste pinne che vanno a risucchiare l'aria da sotto il fondo e permettere a questa Golf di essere più performante. Doppio scarico cromato laterale, un retrotreno sicuramente interessante dal punto di vista estetico ma che non toglie nulla alla voce versatilità dell'abitacolo, che rimane sostanzialmente quello di una normalissima Golf, quindi 380 litri di vano, frazionamento 60-40 con la porticina al centro per gli sci, c'è dello spazio qui sotto ma volendo si può abbassare anche, lo vedete, guardate, si può abbassare anche il livello del pavimento e come vedete c'è la presa 12 volte per alimentare i servizi che potete portare con voi, un frigo o un aspirapolvere. Nero lucido ad esempio lo ritroviamo anche sul deflettore laterale, sul nolderino che troviamo qui appoggiato all'ala superiore, e poi nero lucido lo troviamo anche sul tetto e ovviamente come look estetico sia sul montante B ma anche come finitura dei vetri. La calotta sarebbe nero lucido ma in questo caso abbiamo l'opzione della fibra di carbonio, mentre è opaca l'esagono, la serie di esagoni che va a caratterizzare la firma TCR che troviamo qui sul lato, esagoni che sono esattamente quelli sostanzialmente della Calandra. Gli interni, accesso keyless, morbida la parte superiore, mi piace la finitura in simil fibra di carbonio e poi bella anche l'alcantara che va a completare una zona mediana con pelle e cucitura a contrasto. Un po' più croccantina la parte bassa, ma insomma direi che è assolutamente in linea con quelle che sono le caratteristiche delle vetture moderne. Per quanto riguarda il sedile, un'evoluzione del tessuto tipico tartan della Golf GTI con il logo in basso rilievo all'interno dell'alcantara e poi la cucitura rossa sia per quanto riguarda la stoffa sia per quanto riguarda la pelle. Cucitura rossa che ritroviamo anche sul volante, eccola qui, dove si alterna la pelle piena alla pelle traforata, e poi il riferimento di posizione del volante rosso nella zona superiore, poi ritroviamo il rosso abbinato in questo caso all'alcantara anche sulla leva
del cambio. Vi faccio vedere come è fatta la strumentazione con un sistema direi assolutamente digitale, che simula la presenza dei contatori, anzi del tachimetro e del contagiri analogico, e poi come vedete qui al centro trova posto un sistema multimediale direi molto completo, l'ultima evoluzione del sistema Volkswagen con la connessione 4G. Tra l'altro è un sistema che permette di avere anche il comando gestuale, eccolo qui, vedete che riesco a variare la schermata attraverso la mano, eccolo qui, ma poi ci sono tantissime funzioni che si collegano ad Apple CarPlay, Android Auto e poi anche ovviamente la possibilità di avere la connessione esterna, quindi attingere a servizi esterni che sono all'interno del sistema multimediale, preso USB, cassettino e poi come vedete ci sono tanti elementi all'interno della vettura, tra cui anche la selezione dei driving mode che vanno a intervenire sulle sospensioni, ma anche sulla taratura del cambio, sulle cambiate e anche su quella del differenziale autobloccante, che è sicuramente uno degli elementi chiave di questa macchina. Andiamo a vedere anche come si sta dietro. 2,62 m di passo dovrebbero assicurare una buona abitabilità, 4,27 m. Come avete visto, di bagagliaio non siamo per niente messi male con 380 litri, ho dello spazio per le gambe qui dietro e direi che ci sto piuttosto bene anche con la testa. C'è la possibilità di andare a ventilare la zona posteriore, insomma un abitacolo direi piuttosto accogliente per una vettura che è assolutamente in linea, ma direi detta a riferimento forse, anzi senza forse, all'interno delle vetture del segmento C. Vi faccio vedere anche il motore, andiamo a vederlo velocemente assieme. Mi ero dimenticato di farvi vedere il dettaglio del tappettino con la linea rossa e la firma GTI, motore che ha 290 cavalli, 380 Nm di coppia massima, ovviamente è montato trasversalmente come da protocollo della piattaforma MQB, fa da 0 a 100 in 5 secondi e 6 se non ricordo male, e soprattutto assicura 260 km orari di velocità massima, valori interessanti per una vettura che pesa 1410 kg. Direi di scendere in pista qui a Portimão per vedere come si guida e poi anche su strada per vedere se è confortevole. Andiamo! Ed eccoci al volante della nostra Golf GT TCR Edition, la final edition di questa Golf 7. Modalità di guida è la Sport, quindi è quella più ovviamente più prestazionale. Vado a disinserire parzialmente l'SP per avere maggior velocità di progressione, nel riprendere la velocità fuori dalle curve lente. È un cambio DSG che passa di marcia molto velocemente, ha un differenziale autobloccante a controllo elettronico che appunto assicura la miglior ripartizione della coppia ovviamente tra l'asse destro e l'asse sinistro. Portimão è una pista bellissima, è una delle tre al mondo che preferisco. Qui davanti a me un test driver abbastanza scatenato, andiamo a darci un po' di gas, andiamo a divertirci un po' con questa GTI che ha 290 cavalli con la particolarità di avere solamente la trazione anteriore. Giù tutto, ottimo il comportamento del differenziale autobloccante, andiamo a prenderci un po' di cordolo. Come lavora ragazzi, va fortissimo, una macchina a 150-160 km/h, un impianto frenante che devo dire potrebbe avere forse un filino più di mordente se solo avesse una pista da 4 pistoncini, ma comunque devo dire che va forte. C'è un po' di sottosterzino uscendo dalla curva, ovviamente i cavalli sono tanti, il differenziale autobloccante fa di tutto per cercare di scaricare a terra tutta la coppia, sono 380 Nm di questo 4 cilindri 2000 TSI che è sicuramente un motore notevole per una compatta di segmento C ad alte prestazioni come questa Golf TCR. Mi piace forse di più questa GT TCR rispetto alla R, perché il fatto di non avere la trazione anche sull'asse posteriore è vero, ti toglie un po' di trazione fuori dalle curve, ma hai la certezza di sapere esattamente quello che la vettura farà e soprattutto sta facendo nella fase di uscita di curva e di percorrenza. Quindi è vero, la 4 Motion è qualcosa di utile soprattutto se guidate per strada, ma se andate in pista il fatto di avere solo la trazione anteriore non è detto che sia uno svantaggio. Devo dire che da sempre l'idea di essere bella pacioccona questa Golf GT con un retrotreno che è sicuramente molto incollato a terra ed un avantreno che impartisce molto bene agli ordini, a questo telaio che è ben fatto, è una Golf GT, qua
pompa, ovviamente, perché l'asfalto è molto sconnesso, 180 all'ora. È una Golf GTI che comunque dà l'idea di grande solidità, e anche a livello di Golf TCR, quella da corsa, è sicuramente una delle migliori rappresentanti della categoria, proprio in virtù del fatto di questo telaio che sa sicuramente il fatto suo per quanto riguarda stabilità. Qui sono riusciti con le sospensioni a controllo elettronico ad essere diciamo a regolare molto bene quella che è la performance di questa vettura, e con il differenziale autobloccante direi che hanno sicuramente rimediato a quello che non è certamente una bella caratteristica delle trazioni anteriori, ovviamente quella di essere un po' sottosterzante in uscita di curva. Andiamo a mettere giù tutto, va forte, va fortissimo, direi anche molto ben bilanciato il peso di 1410 kg, che è sicuramente un peso adeguato per una macchina di segmento C, che comunque porta con sé di tutto e di più, perché c'è il radar di distanza, il controllo di distanza alla guida, insomma c'è di tutto e di più all'interno di questa macchina. Non è certamente pensata per essere scarna come una vera auto da corsa. È una Golf GTI portata all'estremo, quindi all'estremo per quanto riguarda le prestazioni, ma con tutto quello che serve per assicurarvi tutto il comfort possibile immaginabile. È stupenda questa pista, queste sali scendi sono assolutamente incredibili. Mamma mia, e guardate come cambia direzione velocemente questa Golf GTI. Devo dire che anche a livello di impianto frenante, ci avrei messo una pizza a 4 pistoncini o anche a 6 per non saperne leggere né scrivere, ma comunque già con questa mono pistoncino devo dire che gli impianti frenanti degli ultimi anni hanno fatto dei passi avanti veramente pazzeschi. Tanta roba, una Golf GT che devo dire potrebbe avere forse qualcosina in più in termini di sound, non starebbe male una voce un pochino più cattiva, ma comunque direi che comunque questo 4 cilindri si sa far sentire. E la macchina va assolutamente fortissimo. Andiamo fuori da questa curva, vedete come prende velocità molto velocemente, consentitemi il gioco di parole. Qui ovviamente pompa perché l'asfalto è molto sconnesso, ci corrono tantissime gare sia in moto che in auto all'interno di questa pista, già qualche anno questo asfalto, ma comunque anche attraverso questi ammortizzatori a controllo magneto-orologico si riesce ad avere un'ottima gestione di quello che è la fase, diciamo, disconnesso, anche in autodromi un po' in difficoltà a livello di asfalto come questi. Devo dire che gira forte, gira bene, si riescono sicuramente ad ottenere ottimi tempi. È una Golf GT, direi un ottimo canto del cigno per una GT che ha sempre saputo esaltare i giovani, e in questa variante TCR sicuramente saprà esaltare anche gli amanti delle corse, come posso essere io, come potete essere voi che sognate ovviamente come sogno io ogni volta di riuscire a girare in pista molto velocemente. Questa combina i due mondi sicuramente nella migliore delle maniere. Avete tutto il comfort possibile immaginabile, ma avete anche della ottima prestazione notevole. Bravi in Volkswagen, avete fatto sicuramente un ottimo prodotto, e buona a livello di sterzo, abbastanza buona a livello di freni, si inserisce in curva velocemente, scarica bene a terra la coppia, se imparate ad accelerare al momento giusto non è nemmeno troppo sottosterzante, cosa che è sicuramente molto interessante visto e considerato che i cavalli lì davanti sono tantissimi. La sorella Cupra ha girato in meno di 8 minuti a Nürburgring, questa ne riprende assolutamente le caratteristiche peculiari, e non ho dubbi che anche questa possa essere seguidata bene, una vettura che gira forte sulla Nordschleife, ed è sicuramente una macchina che combina appunto le qualità su strada con quelle in pista, e se andate a ring anche lì sicuramente vi potete divertire. Bella, bellissima, un ottimo tributo, bravi in Volkswagen, devo dire che come al solito sapete esaltarci con questa GT. Direi di andare però a vedere anche come si comporta su strada, in autostrada, anche per vedere se questi sistemi di aiuto alla guida funzionano o meno. Andiamo. Vi faccio vedere anche come si comporta in ambito, diciamo, normale, un utilizzo autostradale. Siamo a 124 km/h, 2250 giri, è un motore che ovviamente gira molto basso, sfrutta molto bene la lunghezza della settima marcia del cambio DSG, ma poi la cosa che mi piace è che tutti i sistemi di assistenza alla guida sono davvero ben tarati. C'è un lane assist che ti tiene in carreggiata, lo fa molto bene, e devo dire che è piuttosto sveglio anche nel reagire ai movimenti della macchina che abbiamo qui davanti,
davanti, ovviamente parlo del sensore di distanza. Abbiamo anche il controllo dell'angolo cieco dello specchietto, abbiamo una strumentazione che vi permette di avere la mappa su tutti e due i display e moltissime informazioni direttamente anche sul display che avete di fronte agli occhi. Manca l'head-up display, questo è un dettaglio che comunque può piacere o non piacere, a me non è mai piaciuto moltissimo l'head-up display, ma comunque per gli appassionati di questo tipo di tecnologie sottolineiamo il fatto che manca. Invece per quanto riguarda la possibilità di dialogare con l'elettronica, avete l'Apple CarPlay e l'Android Auto, per cui il vostro smartphone non ha nessun problema di compatibilità all'interno dei sistemi multimediali della Volkswagen, e in più avete un sistema di mappe e di interazione con l'esterno direi molto efficace, visto e considerato anche la presenza della scheda 4G, quindi di tutte le possibilità di dialogo con l'esterno ovviamente garantite da questo tipo di tecnologia. È comoda la macchina, c'è la possibilità, come avete visto in pista, di andare a regolare le sospensioni. La cosa che ovviamente è interessante è che nella modalità comfort diventa piuttosto confortevole, lo dice la parola stessa, è molto morbida, ovviamente molto più dura nella modalità che porta il nome appunto sport. In normal diciamo che è una bella via di mezzo, ma volendo si può andare anche a personalizzare attraverso il programma individual tutte le impostazioni della macchina. Sicuramente in comfort, se siete in autostrada, può funzionare bene. Anche in eco ovviamente, dove abbassa tutti gli assorbimenti da parte degli elementi accessori, ed in più ovviamente cerca di tenere il cambio sempre nella marcia più alta possibile, sempre ovviamente in funzione della coppia del motore. Direi una Golf GT molto interessante, direi di andare a vedere a questo punto quanto costa. Non si poteva chiudere meglio di così questa settima generazione della Golf GT. Va forte, è molto comoda e soprattutto è molto sicura grazie a tutti i sistemi di autoguida di cui è dotata. Tanta roba, come direi io, una vettura dalle prestazioni assolutamente fotoniche, secondo me a livello di estetica fa anche un certo che con questo estrattore dell'aria al posteriore. Devo dire che i 290 cavalli scaricati a terra dalle sole ruote anteriori hanno il loro perché anche in pista, soprattutto perché grazie alle nuove gomme, grazie alle nuove sospensioni, grazie alla capacità del differenziale autobloccante di equilibrare la coppia tra il lato destro e il lato sinistro, si riescono a scaricare a terra con grande puntualità e la prestazione è veramente notevole. Il prezzo è di 38.950 euro in Germania, in Italia dovrebbe costare un pochino di più, ma perché, semplicemente perché la dotazione dovrebbe essere un po' più ricca, almeno per quanto riguarda il mercato italiano. Però la cifra dovrebbe rimanere sotto ai 40.000 euro, vedremo quando arriverà il listino ufficiale. Di fatto è il canto del cigno di un modello sicuramente importante nell'evoluzione della gamma Golf, un modello che è certamente notevole da un punto di vista prestazionale. Questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. spero che si senta qualcosa con questo vento in Portogallo, è sempre così, e vi ringrazio tantissimo, questo vento è vita e come al solito vi ringrazio per tutto il tempo che ci dedicate, la vita appunto è preziosa e sono davvero orgoglioso che decidiate ogni giorno di condividere qualche momento con noi. Grazie, ciao.